I vostri personaggi insomma, sono questi due genitori un po' stressati e imperfetti, però sembrano un po' più in lotta ognuno con se stesso più che insomma, tra di loro. Cosa, insomma, come li vedete voi? Sono delle persone, personaggi che sono alle prese con la vita di tutti i giorni, con le relazioni, col raccontarsi delle cose, col dirsele e non dirsele. In un periodo, in un momento anche della loro sicuramente vita coniugale particolare, insomma, quando succede qualcosa che succede a tutte le coppie e a tutte le famiglie dopo tanti anni, quindi c'è un momento di fare l'ombra del disamore, no? Per un attimo. Però succede che l'incunearsi di questa ragazza alla pari, irlandese, cattolica, in qualche modo fa cambiare un po' le carte, insomma, alza un po' lo sguardo dei personaggi e quindi riesce anche lei, la ragazza irlandese, a conoscersi più a fondo. Cioè tutti i personaggi con l'entrata, con l'arrivo di questa ragazza alla pari iniziano a conoscersi un po' di più e a cambiare questo anno. E sono entrambi anche un po' frutto, secondo voi, insomma, di questi tempi di oggi? Sono entrambi frutto un po' anche dei tempi di oggi, perché un po' di questo precariato, perché comunque insomma Luca vorrebbe fare il giornalista ad altri livelli, Susi vorrebbe fare la ballerina professionista, quindi insomma, come vedete un po' questo ritratto di una realtà un pochino in crisi, insomma, che non esce. Sì, vabbè, il film in parte racconta anche questo aspetto della società, della precarietà, delle difficoltà che si devono sopportare per portare avanti la casa, le famiglie, i figli, eccetera. Per quanto riguarda il personaggio di Luca, è un po' più, ma credo altri problemi un po' più gravi rispetto a quello della precarietà del suo lavoro. È proprio rifacendomi una domanda che facevi prima, è una persona che ha smesso anche di lottare contro se stesso, cioè si è diciamo, confinato in una zona lontana dal resto del mondo, quindi anche priva di comunicazione, priva di voglia di sentire ancora, no? Di essere in contatto con. Quindi è un momento della sua vita che secondo me è un momento che dura da parecchio tempo, non è un momento di assenza e all'interno di una relazione. Quella di Luca e Susi, questa assenza, questi equilibri che sono ormai diventati dei disequilibri molto importanti, però rimangono nascosti, fanno parte della loro routine, abitudine a un certo tipo di condivisione che la coppia dovrebbe avere. È ormai ridotta agli sgocci, all'interno, quindi l'arrivo di questa ragazza da Finlandia in qualche modo rimpasta il tutto, e speriamo per loro in maniera anche migliore.